Forza Italia. Raffaele Fitto ha chiesto infatti, in polemica con Berlusconi, che il prossimo ufficio di presidenza sia trasmesso in streaming a garanzia della trasparenza nel dibattito interno. I 5 Stelle invece fanno marcia indietro. Era già accaduto all'inizio della vita parlamentare, quando a porte chiuse si erano svolte alcune riunioni delicate e strategiche. Non menatecelo con lo streaming, perché noi lo facciamo lo streaming sulle cose istituzionali, quando dobbiamo decidere delle cose importanti per cui i cittadini devono vedere come facciamo a decidere. Ma quando stiamo nelle nostre cose, a parlare delle nostre cose, mangiarci una cosa insieme, sono affari nostri, va bene? Che lo comincino a fare loro lo streaming. Ora gli altri hanno cominciato, mentre Grillo ha frenato. Forse per una volta tutti d'accordo. Lo streaming talvolta va usato, talvolta meglio di no. Sconfitto alle elezioni europee, Grillo è andato di corsa alla ricerca di alleati a Bruxelles. Fra tutti ha trovato in Nigel Farage, a capo del partito indipendentista inglese, quello più papabile. Ma perché il leader del Movimento 5 Stelle è più interessato ad allearsi con un partito, lo UKIP, considerato xenofobo e razzista, piuttosto che con quello dei Verdi, ad esempio? Non tanto per motivi ideologici, quanto per una questione pratica. Grillo ha eletto 17 deputati. In Europa ne servono 25 per creare un gruppo ed essere quindi più forte in Parlamento. Allearsi con qualcuno serve a ottenere posizioni nelle commissioni del Parlamento, finanziamenti, tempo di parola nei dibattiti e una struttura di segreteria. Un'alternativa potrebbe essere confluire in un gruppo misto, ma sarebbe scomodo perché si dividono i benefici con gli altri partiti. Confluire nel partito dei Verdi creerebbe invece dei problemi proprio ai Verdi, perché all'interno di quel gruppo il Movimento 5 Stelle con i suoi 17 deputati sarebbe molto numeroso e tenderebbe a chiedere per sé la maggior parte dei diritti. I Verdi, inoltre, sono un gruppo molto coeso che costringerebbe Grillo a rispettare i vincoli politici che i Verdi cercano di imporre, cosa che non succederebbe con il partito di Farage. Il gruppo degli euroscettici, le FD, è infatti un gruppo cosiddetto loose, cioè che non obbliga a un voto comune ma secondo la propria ideologia e l'interesse nazionale. In questo gruppo, quindi, Grillo sarebbe più forte e rimarrebbe comunque libero. I give you all.